Un cordiale bentrovato ai nostri amici telespettatori, un nuovo appuntamento di TV City Focus, l'occhio lungo sulla città. Ospitiamo nuovamente in studio con noi l'assessore Antonio Ramondo, assessore all'ambiente, alla protezione civile e alla sanità del comune di Torre del Greco. Buonasera assessore e grazie di aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi, buonasera a tutti i telespettatori. Entriamo subito nel vivo dell'argomento, parliamo di raccolta differenziata, in modo particolare di percentuali nettamente in aumento i dati della percentuale. Sulla raccolta differenziata, con enorme sacrificio e con uno sforzo esagerato, stiamo riuscendo piano piano a modificare quelle che erano delle distonie operative e piano piano i dati stanno salendo. Manca ancora al pezzo della raccolta differenziata il tratto del controllo e della verifica della corretta esecuzione e dei corretti conferimenti e da parte dei cittadini e il corretto prelievo da parte della ditta. Da qui a giorni, con l'aiuto delle forze di polizia locale, attiveremo questa ulteriore verifica e sono convinto avremo un ulteriore sbalzo in avanti nelle percentuali di raccolta differenziata. Ecco, a proposito di percentuale, assessore, vogliamo fare anche chiarezza sulla materia, considerato che ci sono altre voci nella città secondo le quali invece i dati sarebbero in forte ribasso e quindi qualcuno ipotizzerebbe addirittura un flop di quello che è il sistema della differenziata. Allora, sui dati facciamo chiarezza una volta e per tutti: qualsiasi dato esca fuori che non proviene dal sottoscritto è un dato farlocco, è un dato che non ha nessuna fondatezza. I dati della raccolta differenziata pervengono solo ed esclusivamente al sottoscritto. Sono stati interclusi tutti gli accessi a questi dati da parte anche dei dipendenti comunali che lavorano nel settore, perché in passato se ne è fatto un uso improprio e non rispondente alla realtà. Tra l'altro, la comunicazione di una riduzione della raccolta differenziata crea scompiglio nella popolazione, perché soprattutto quei cittadini virtuosi che si stanno impegnando e stanno sostenendo il piano dell'amministrazione si sentono avviliti, perché dicono che il loro lavoro non arriva a niente. E quindi questa informazione distorta, soprattutto falsa, impropria e non sostenuta da dati veri, non corrisponde alla realtà. Oggi i dati ci dicono che a gennaio abbiamo raggiunto il 36% di differenziata. Questi sono i dati che noi comunichiamo puntualmente all'ufficio flussi della Regione Campania e sono lentamente in crescita, una crescita lenta ma costante, il che significa che c'è risposta da parte della nostra cittadinanza. Ecco assessore, grazie. Restando sempre in tema di differenziate, di educazione al sano conferimento dei rifiuti, è di queste ore una nuova progettualità, una nuova attività dell'amministrazione comunale e rivolta alla promozione del compostaggio domestico anche attraverso delle premialità. Quali sono gli obiettivi, quali le finalità e in che cosa consiste l'iniziativa? Allora, domenica 24 marzo ci saranno dei gazebo allestiti, uno al centro della città e un altro a Leopardi, dove ci sarà data un'ampia informativa sul sistema del compostaggio domestico. Il comune sosterrà tutti i cittadini che vorranno fare del compost domestico fornendo delle compostiere domiciliari e inoltre coloro che si avvieranno a questa pratica avranno un abbattimento della tariffa d'aria di circa il 30%. Significa un virtuosismo che verrà applicato alle persone disponibili, avremo una riduzione della produzione dell'umido e avremo anche un ottimo prodotto che potrà essere utilizzato nelle coltivazioni artigianali, quali i piccoli orti dei singoli cittadini, il giardinaggio, fioriere, sui balconi, ovunque possa servire del compost verrà prodotto in proprio ed utilizzato. Ci sarà anche una campagna di supporto, perché formeremo i cittadini in modo da produrre dell'ottimo materiale, quindi con l'Associazione Nazionale Compostieri faremo anche formazione a coloro che lo vorranno
domiciliare o faremo degli incontri periodici presso le amministrazioni nei locali disponibili, individueremo qualche scuola, perché il passo successivo sarà anche quello di creare delle compostiere di comunità presso gli edifici scolastici, in modo da educare i bambini a conferire l'umido in modo corretto e poi a goderne del fatto che lo stesso materiale si trasformi in una materia viva utilizzabile. Restiamo in zona periferica, parliamo di periferie. Qual è la fotografia al momento delle nostre periferie, di quelle della città, da sempre le zone più in sofferenza? Qual è la loro risposta in termini di differenziate e di ciclo integrato dei rifiuti? Stiamo avendo delle risposte a macchia di leopardo, mi spiego meglio. Ad esempio nell'area di via Montagnelle sto vedendo che la cittadinanza sta rispondendo bene, e tutta l'area è ben pulita, il collegamento da tre case fino a finire al Colle di Sant'Alfonso, la parte alta, mentre in alcune zone, tipo il parcheggio giù alla Litoranea, purtroppo nonostante l'abbiamo lavato, stirato, pulito, messo nelle migliori condizioni appena pochi giorni fa, oggi rileviamo ancora sversamenti illegittimi, illegali, a posizionare materiale di risulta in quell'area che è veramente un obbrobrio. Ci stiamo focalizzando su alcune aree critiche e migliorando anche quello che sarà la verifica in remoto con delle telecamere. Modificheremo da qui a poco anche l'ordinanza nella quale rileveremo che il conferimento dei rifiuti in modo irregolare non è più un'attività sanzionabile, ma un'attività dovuta ad ammende e quindi un reato penale. Segnaleremo queste persone, perché il conferimento illecito riguarda un reato, una violazione del codice e quindi un reato penale. Saremo molto attenti, perché con l'ausilio adesso delle forze dell'ordine saremo più puntuali nelle verifiche e nei controlli. C'è un miglioramento lento, costante, però ripeto, in alcune zone ancora troviamo dei comportamenti veramente incivili che trovano il tempo che trovano, ma non si riesce nemmeno a comprendere. L'invito mio è sempre rivolto a quella parte della cittadinanza sana: fotografate, individuateli, fate pervenire questo materiale agli organi di controllo, perché poi faremo in modo da attivare le procedure di verifica e controllo per poter applicare le sanzioni del caso. Diverse segnalazioni pervenute ai nostri indirizzi di redazione, ma anche nell'ascolto quotidiano che noi abbiamo del territorio, rilevano delle criticità in materia di spazzamento delle strade. Che cosa possiamo rispondere? C'è in effetti una maggiore implementazione di strade non spazzate rispetto ad un periodo precedente. Sullo spazzamento purtroppo scontiamo l'onere di un contratto che è stato fatto in un certo modo. È stata suddivisa la città in varie aree, in varie tipologie, dalla tipologia A fino alla tipologia F, ovvero strade nelle quali bisogna effettuare solo un controllo e una rimozione dei macro rifiuti, addirittura senza spazzamento. Noi a zone intere, così come abbiamo fatto dall'inizio dell'amministrazione Mennella, noi abbiamo suddivisi la città di Torre del Greco in 5 comparti e li abbiamo puliti ed effettuato un'opera di diserbo, nonché una pulizia radicale, compreso lo spazzamento, per poter consegnare la città ai torresi ordinata e pulita, affinché fosse da stimolo per mantenerla in quelle condizioni e conferire così in modo regolare anche i rifiuti. Lo stesso sistema lo stiamo cercando di mantenere e cercando di dividere in settori la città, dove facciamo degli spazzamenti meccanici e manuali in modo puntuale. Però invito tutti i cittadini a vedere soprattutto la città alle 5, alle 6 del mattino dopo l'intervento, perché molte volte pur spazzando in modo meccanico, in modo manuale, dalle 8 di mattina in poi cambia di nuovo l'aspetto della città. C'è ancora una serie di persone che si ostinano fuori orari a conferire rifiuti e a sporcare le strade. Questo diventa insopportabile, perché lo sforzo che viene fatto è tale e tanto, e vorremmo una maggiore partecipazione, una maggiore sensibilità da parte dei nostri concittadini.
Cambiamo argomento, ci abbiamo all'ultima domanda. Riscontri positivi per l'isola ecologica elettronica che è stata posizionata in località La Salle. Proprio su questa base, nei prossimi giorni saranno installate altre due isole ecologiche, l'una in zona vesuviana, l'altra invece nel quartiere di Leopardi. Qual è la previsione e quale sarà il futuro rispetto alle isole ecologiche? Le isole ecologiche elettroniche, così come ho avuto modo di dire dall'inizio, abbiamo scelto questa opportunità perché ci consentiva di avviare un percorso virtuoso. L'esito è stato positivissimo, la città l'ha accolta veramente in modo encomiabile e il risultato è straordinario. Perché l'accesso all'isola elettronica, giusto per ricordarla, viene fatto con il badge del codice fiscale. Quella di La Salle ha avuto veramente una risposta straordinaria da parte dei nostri concittadini, i quali mi segnalano anche il minimo disfunzionamento, nonostante i boicottaggi che abbiamo subito nella prima fase. Non vi dimenticate che un signore ebbe modo di infilarci dentro delle aste di legno per bloccare i portelli. Per dirvi qualcuno come intende l'igiene urbana a Torre del Greco, come intende la pulizia della città. Su questa esperienza monteremo una, già tra domani e dopodomani monteranno le altre due isole, una a Leopardi e un'altra a Piazzale della Repubblica, a Torre del Greco, in Vesuviana. E visto il successo, aspettiamo come andranno queste altre due e ipotizziamo di poterne installare ancora qualcun'altra, soprattutto in quelle zone periferiche, in quelle zone dove l'accesso al conferimento è un poco problematico e vogliamo dare questa opportunità, questo supporto a quei cittadini che per motivi io voglio coglierli la loro buona fede, che hanno una indisponibilità a conferire negli orari ordinari, soprattutto gli anziani o quant'altro, in modo tale che durante tutto l'arco della giornata e della notte possono conferire a queste stazioni elettroniche. Però voglio puntualizzare l'aspetto dell'utilizzo di queste attrezzature informatizzate. L'utilizzo del badge è un sistema per monitorare i cittadini e per far sì che nella fase successiva possiamo ragionare su un sistema premiante che venga riconosciuto a tutti coloro che con atteggiamento virtuoso e con compartecipazione andranno a conferire i rifiuti in modo regolare. Ripeto, la prima attività di premialità scatta da questo mese per tutti coloro che vorranno fare il compostaggio Domestico. domestico e sarà una premialità pregnante e significativa con un abbattimento del 30% della tariffa TARI per coloro che parteciperanno a questo programma. L'inserimento delle isole elettroniche e l'utilizzo del badge del codice fiscale ci avvia a un percorso di monitoraggio tale da poter successivamente, e quando parliamo successivamente non parlo di tempi lunghi, ma parlo di tempi brevi, nell'arco di 3 mesi, di iniziare a ragionare su un'ulteriore iniziativa per poter dare delle premialità a tutti i cittadini virtuosi. Questo è il percorso che stiamo utilizzando. Vi invito sempre ad avere la massima collaborazione, la massima sensibilità. La nostra città è troppo bella, mantenerla pulita diventa ancora più bella e più attraente. Ecco, Assessore, grazie. L'ultima curiosità, ma in materia di isole ecologiche elettroniche c'è un limite dovuto al capitolato o al territorio per l'installazione? O cioè se ne possono installare fino ad un certo numero o se è prevista anche un'installazione libera? Non era previsto nulla dal capitolato, ma erano previsto l'utilizzo di alcuni contenitori, dovevano mettere dei contenitori con i microchip per la raccolta personalizzata, per arrivare alla tariffa individuale. C'era una serie di migliorie di capitolato che non sono state utilizzate. In effetti, disponiamo di circa 850 milioni, che in questi 850 mila euro, scusatemi, che in questi 4 anni non sono state spese e che noi vorremmo utilizzare nel migliore dei modi, acquistando delle apparecchiature che siano funzionali all'ottimizzazione del servizio di conferimento e di raccolta dei rifiuti.
Io la ringrazio, Assessore. Siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Avremo piacere sicuramente nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, sulle nuove progettualità in materia ambientale, di riascoltarla e di riospitarla nuovamente in studio. Nel frattempo io la saluto, la ringrazio di aver accettato il nostro invito. Arrivederci presto, arrivederci ai nostri amici telespettatori, ad un prossimo appuntamento con TV City Focus. Buonasera da Antonio Ramondo, Salvatore Grazie, Perillo e buonasera. dalla regia di Ciro Gaglio.